Ciao a tutti, bentornati nella rubrica Pillole di Appalti. Oggi ci occuperemo delle fasi delle procedure di affidamento. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che le procedure di gara prendono avvio con la decisione a contrarre e ne abbiamo trattato la volta precedente, quindi in maniera molto riassuntiva andiamo a dire che la decisione a contrarre deve essere adottata dalla stazione appaltante prima dell'avvio delle procedure di affidamento. La decisione a contrarre contiene gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione delle offerte e degli operatori economici. Se invece parliamo di affidamento diretto, che ricordiamo non essere una procedura di gara, così come espressamente affermato all'interno dell'allegato che si occupa delle definizioni delle procedure, in questo caso la decisione a contrarre costituisce già essa stessa l'affidamento e contiene non soltanto gli elementi essenziali del contratto, quindi l'oggetto e l'importo, ma anche il contraente e le ragioni della scelta del contraente, nonché i requisiti generali e, se ruppe gli aree tenute necessari, anche i requisiti speciali. Passiamo invece alle procedure di gara. Le procedure di gara si devono concludere entro determinati termini che sono indicati nell'allegato 1.3. Nella relazione al codice andiamo a leggere che i termini sono stati calcolati prendendo a modello la procedura aperta, la quale necessita di 9 mesi. La procedura ristretta invece è stato considerato necessario almeno un mese in più e quindi per concludere la procedura ristretta sono stati previsti 10 mesi. Il mese in più è stato ritenuto necessario per selezionare le domande di partecipazione e per inviare poi successivamente le lettere invito. Le altre procedure invece sono state, i termini o meglio delle altre procedure invece, sono stati quantificati proporzionalmente. Ossia, nel calcolo dei tempi di conclusione di queste procedure è stato considerato che l'utilizzo del criterio basato sul miglior rapporto tra qualità-prezzo o sul costo del ciclo di vita richiede sicuramente ulteriori adempimenti, anche complessi, rispetto invece a quelle procedure il cui contratto venga affidato utilizzando il criterio del minor prezzo. Il concetto di gara, cui applicare i termini, comprende tutti gli adempimenti che sono compresi tra la pubblicazione del bando o dall'invio dell'invito a presentare offerta, sino all'individuazione della migliore offerta e quindi dell'aggiudicatario. Molto importante è che i tempi necessari per espletare l'eventuale verifica di anomalia che si presenta normalmente all'esito di una procedura di gara il cui criterio di aggiudicazione sia l'offerta economicamente più vantaggiosa, perché nell'ambito del criterio del minor prezzo si applica l'esclusione automatica e quindi diciamo, l'esito si ha praticamente immediatamente. Nell'ambito invece delle procedure che vengono aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è invece necessario procedere a una verifica di anomalia che richiede normalmente almeno 15 giorni. E questo termine, nonché i tempi necessari per procedere a quella che oggi è necessaria e che è la verifica dei requisiti generali e speciali in capo all'aggiudicatario, questi termini non sono compresi nei termini massimi previsti dall'allegato. Questi termini si aggiungono a quelli previsti per lo svolgimento delle gare. Nel caso dell'anomalia, addirittura il RUP può chiedere anche una proroga di un mese. Nel caso di circostanze eccezionali, lo stesso RUP, con un proprio atto motivato, può chiedere una proroga del termine complessivo di 3 mesi. Addirittura in caso di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i termini previsti nell'allegato, sotto il profilo, ad esempio, dell'organizzazione amministrativa o perché una procedura è particolarmente complessa, sempre previa certificazione del RUP con un proprio atto che vada a motivare bene esattamente le ragioni che hanno determinato queste situazioni impreviste. Il RUP può chiedere un'ulteriore proroga addirittura di 3 mesi. Nella dispensa che ho predisposto, ho diciamo, riepilogato i termini massimi previsti dalle varie procedure
sono diversi soprattutto a seconda che il criterio sia appunto l'offerta economicamente più vantaggiosa oppure il criterio del minor prezzo. Posso fare un esempio: la procedura negoziata senza pubblicazione di bando, se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è previsto un termine massimo di 4 mesi; se invece viene aggiudicata con il criterio del minor prezzo, il criterio è di 3 mesi. Questi termini decorrono dalla data di pubblicazione del bando o dall'invio dell'invito a presentare offerta e si concludono e quindi durano fino all'aggiudicazione della migliore offerta. Non possono essere sospesi neanche in pendenza di un contenzioso sulla procedura o di un contenzioso che si sia verificato sull'aggiudicazione nel frattempo intervenuta. Se non, quindi, i termini previsti nell'allegato possono essere sospesi soltanto a seguito di un provvedimento cautelare del giudice amministrativo oppure a seguito di un atto di autotutela da parte della stazione appaltante. Inoltre, se non osservati dalla stazione appaltante, producono il silenzio inadempimento. E quindi l'operatore economico potrebbe in sede giudiziaria proporre azione di risarcimento del danno per violazione del dovere di buona fede della pubblica amministrazione che vada a ledere il proprio l'affidamento, diciamo, che viene fatto da parte dell'operatore economico nei confronti di un comportamento corretto in buona fede da parte della stazione appaltante. Ogni operatore economico può presentare una sola offerta, la quale rimane vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, salvo un diverso termine previsto nella lex specialis, quindi nel bando oppure nella lettera invito. Inoltre, la stazione appaltante può anche chiedere agli offerenti un differimento di questo termine, purché però ne motivi la richiesta. Concluse le operazioni di valutazione delle offerte presentate, l'organo preposto, che può essere il RUP oppure un seggio di gara, qualora il criterio di aggiudicazione sia il minor prezzo, oppure la commissione giudicatrice, se il criterio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, redige un verbale con il quale formula la cosiddetta proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala. Successivamente, quindi una volta che l'organo preposto predispone il verbale, quindi dichiara la proposta di aggiudicazione, prende il via la verifica dei requisiti generali e speciali. Nel caso in cui la procedura ha un importo superiore ai 40.000 euro, sarà stato generato un CIG-SIMOG. E quindi l'operatore economico avrà prodotto il cosiddetto passo E la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario in questo caso verrà effettuata utilizzando il fascicolo virtuale dell'operatore economico all'interno del sistema di ANAC. Solo quando la verifica dei requisiti si sarà conclusa con esito positivo, quindi quando colui nei cui confronti è stata dichiarata la proposta di aggiudicazione risulta in possesso dei requisiti generali e speciali precedentemente dichiarati normalmente nel DGUE oppure nella dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 2000, verrà adottata il provvedimento di aggiudicazione, che normalmente si chiama determina di aggiudicazione, la quale viene sottoscritta dal dirigente titolare del potere di spesa, dopo che lo stesso avrà verificato la proposta, avrà verificato che diciamo, il procedimento con cui è stato selezionato l'operatore economico è legittimo ed è conforme all'interesse pubblico perseguito dalla stazione appaltante. Quindi con l'aggiudicazione approva il verbale e le operazioni che sono state compiute e dispone quindi l'aggiudicazione, che è in questo caso immediatamente efficace. È immediatamente efficace perché la verifica dei requisiti è stata già effettuata ed ha avuto esito positivo. Con il nuovo codice non è più prevista la possibilità di aggiudicare nelle more della verifica dei requisiti,
così come era previsto con il decreto semplificazione, quindi con la legge 120 del 2020. Questa prerogativa rimane solo possibile nel caso di procedure finanziate con fondi PNRR o PNC. Una volta che il dirigente ha adottato l'aggiudicazione, la quale è immediatamente efficace, si può giungere alla stipula del contratto nelle forme previste dall'articolo 18, quindi mediante la scrittura privata, oppure l'atto pubblico amministrativo se è necessario l'intervento del segretario comunale con le funzioni di notaio, oppure attraverso lo scambio di lettere secondo l'uso del commercio. Ancora, è possibile, dopo aver adottato l'aggiudicazione che è immediatamente efficace, quindi sono state effettuate tutte le verifiche dei requisiti, è possibile, disporre l'esecuzione anticipata del contratto. È possibile disporre l'esecuzione anticipata del contratto in due casi. Qualora la stazione appaltante lo ritenga necessario, ma dovrà a questo punto adottare un atto motivato per poter disporre l'esecuzione anticipata del contratto, oppure nei casi in cui ricorrano ragioni di urgenza. Allora, in questo caso sembra sia è obbligatorio addirittura consegnare, diciamo, anticipatamente la prestazione procedere alla consegna delle prestazioni, quindi all'esecuzione del contratto, dopo l'adozione dell'atto di aggiudicazione e prima della stipula del contratto. Esecuzione d'urgenza si ha quando si verificano eventi oggettivamente imprevedibili e quindi quando sia necessario ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico e culturale e nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare. Nell'interesse pubblico che è destinato a soddisfare vi rientrano la perdita dei finanziamenti dell'Unione Europea. In caso di mancata stipula del contratto per causa imputabile alla stazione appaltante, una volta che la stessa ha disposto l'esecuzione anticipata, l'aggiudicatario potrà avere diritto, o meglio ha proprio diritto al rimborso delle spese sostenute che ha effettuato su ordine del direttore dei lavori, se la prestazione ha ad oggetto i lavori, oppure su ordine del DEC, cosiddetto, quindi direttore di esecuzione del contratto, se l'oggetto della prestazione sono servizi oppure forniture. Concludendo, infine, si rileva che la diciamo, pendenza di un eventuale contenzioso non andrà a sospendere la procedura o l'aggiudicazione che è successivamente intervenuta, se non, come abbiamo già detto, per una disposizione del giudice amministrativo nell'ambito di un provvedimento cautelare, oppure in virtù di un atto che viene adottato dalla stazione appaltante nell'esercizio dei poteri di autotutela. Questo in conformità alle finalità accelerate della disciplina e conformemente ai criteri, diciamo, direttivi della legge delega. Anche per questa occasione abbiamo concluso e vi aspetto al prossimo appuntamento.